Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Gaming Galaxy in mia compagnia e con la nuova roadmap 5.0 che uscirà entro 4 weekend o 4 settimane o 4 il cazzo che vogliono loro, comunque, scusate la parola, di Ant Showdown. Chiaramente andiamo a vederla assieme per ovvi motivi. La nuova roadmap è stata poi spiegata in live, che non vi sto qua a mostrare perché tanto hanno parlato praticamente per un'ora e basta senza far vedere nulla. È una roadmap singola, quindi c'è solo ed esclusivamente questa roadmap piccolina. Non so se sì. Ok, questa roadmap piccolina, andiamo comunque a vederla, quello che sarà la versione 5.0 del gioco. Chiaramente la roadmap e comunque l'aggiornamento che verrà era già stato annunciato come un aggiornamento di performance, ma comunque in live sono state dette alcune cose, alcune novità che verranno dopo questo aggiornamento e poi le andremo, ovviamente ve le verrò a dire, in realtà ce n'è soltanto una di quelle decenti che si possono riferire. Ma comunque andiamo a vedere un attimo la roadmap qua tutti assieme. Ci saranno ovviamente per quanto riguarda degli improvement per i nuovi player, quindi sicuramente avranno e vorranno implementare qualche altra cosa per i nuovi player. Ci sarà anche un global in-game leaderboard, quindi è una community request questa, quindi è una cosa richiesta dalla community, potrebbe essere interessante. Per quanto riguarda invece l'arsenale, anche qua sono due richieste della community. Sicuramente cambieranno gli shotgun per gli spread calculation e sicuramente andranno a inserire delle nuove armi, quindi una in questo caso più due varianti. Altre cose fondamentali, ci sarà ovviamente un consistente cambiamento per l'attivazione degli animali in gioco. Quindi probabilmente andranno a ritoccare quello che sono i corvi, i cani, le papere che si attivano al nostro passaggio, comunque alla nostra vicinanza, e magari ritoccheranno probabilmente anche i rumori. Ci saranno un implemento per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, in questo caso, ci sarà un cambiamento per il movimento dello spider. E qua bisognerà capire che cosa, perché già adesso comunque lo spider a me sembra che vada più che bene, già rompe le balle a correre a destra manca, non vedo perché debbano cambiarlo, magari cambieranno proprio in generale quello che fa lo spider e metteranno, oramai stanno mettendo da un po' di patch questa cosa, lo smembramento dei corpi, in questo caso del Meathead. Per quanto riguarda invece il mondo di gioco, vanno ovviamente a implementare tutte le possibilità per l'Ozone Delta, quindi la nebbia, tutte le varie Golden Time, quindi come viene definito Golden Time in italiano, non me lo ricordo neanche più, il tramonto, quindi l'ora d'oro, andranno a mettere l'additional set dressing. Aumenteranno anche qua l'intelligenza artificiale della propagazione dei mob, quindi ci sarà una propagazione diversa dei mob. Cambieranno, come hanno fatto con la vecchia mappa, per mettere tutti gli anti-camping layout e le location, quindi andranno a cambiare una buona parte della grafica della mappa, aggiungendo probabilmente roba o comunque spostandola. Aggiungeranno, e questa è una cosa nuova, perché aggiungeranno degli exit point ulteriori, quindi non so il perché l'abbiano fatto. A me, secondo te, bastavano e avanzavano. Aggiungerne di più potrebbe non essere la mossa perfetta, ma vediamo come andrà. E aggiungeranno anche delle supply station, invece questo è molto utile, visto che di solito si trovano o tutte vicine, oppure una a vaffanculo dall'altra, e di conseguenza non si riescono mai a sfruttare a pieno. Per quanto riguarda invece la progressione, andranno ovviamente a cambiare gli XP presi nelle quick play per le sconfitte o le vittorie. E invece andranno a sistemare gli Hunters Recruit.
Questa è una cosa secondo me invece fondamentale perché in questo momento il reclutamento degli hunter si basa tutto praticamente solo sul free hunter, quindi si compra il free hunter e poi lo si mette giù come si vuole andando comunque a risparmiare un bel po' di roba. Per quanto invece riguarda ovviamente le performance, questa sarà un'altra mega patch, quindi ottimizzazione della CPU, dell'uso della memoria, gli asset optimization, alcune cose grafiche come il popping, il flickering verranno sistemate, parecchi fix per il frame, sicuramente vanno ad aggiustare l'audio perché questo gioco si basa sull'audio e poi ovviamente a quanto pare ci saranno anche l'account linking che non so sinceramente che cosa voglia dire. Beh, questa è una ovviamente è una sarà una patch molto consistente, probabilmente sarà di qualche giga, come lo è stata la precedente 4.2, che ha migliorato drasticamente il gioco. Come ho detto nel video precedente, siamo arrivati ad avere il 10-20% anche di miglioramento come frame o comunque come stabilità in gioco è migliorata alla stragrande. Detto questo, questa dovrebbe ancora migliorarlo ulteriormente. Ovviamente sono patch che dovevano essere fatte secondo me 6 mesi fa e non adesso, perché comunque adesso molti hanno abbandonato proprio definitivamente questo gioco perché sono andati su altri, perché ne sono usciti altri, mentre 6 mesi fa, dove Anta ancora magari poteva essere sull'onda, poteva essere una buona mossa. Vedremo comunque come la vorrà mettere giù Crytek. Non credo manchi molto comunque poi dopo questa patch all'uscita ufficiale del gioco, per il semplice fatto che anche ricordandoci la vecchia roadmap, le modifiche che, o meglio le aggiunte che venivano fatte durante la roadmap, quelle importanti come per esempio il nuovo boss, la possibilità del crafting, del looting, dei mob, era già stata messa entro i 3 mesi. Quindi erano le due modifiche più importanti. In live hanno parlato dell'aggiunta del nuovo boss che probabilmente avverrà dopo la 5.0. Non si sa in realtà ancora niente di questa cosa, è stato solo ed esclusivamente, diciamo, annunciato, ma era già comunque scritto nella vecchia roadmap, in cui doveva uscire in realtà a gennaio, quindi doveva già essere uscito il nuovo boss a gennaio. L'hanno rimandato per fare poi le patch performance. Spero di esservi stato utile. Come sempre, cerchiamo di rimanere a vedere come si evolverà la situazione di Ant Showdown. E con questo è tutto. E noi ci sentiamo la prossima volta. GG a tutti quanti.